Buonasera a tutti quanti, a chi ci segue da parecchio, a tutti quelli nuovi. Questa sera torna la radio più amata di Facebook, Radio Tender, e abbiamo come ospite un amico di lunga data, che è l'avvocato Marco Mori, che di sicuro chi ha i social, chi usa i social, non può non conoscerlo, perché comunque sono epiche le sue battaglie. Sono anni che è sul campo di battaglia, che fa delle lotte sacrosante. Allora, adesso passiamo la parola a Marco. E verso le 9 e un quarto, 9 e 20, se volete fargli delle domande, fatelo nei commenti, non subito, perché sennò non si capisce niente. Va bene, ragazzi? Allora, vediamo se si sente bene. Marco, ci sei? Benvenuto, Ci sono, ci sono. Buonasera a tutti. Marco Mori. Allora, siamo contentissimi, grazie che sei con noi, anche perché oggi è una festa particolare, giusto Marco? Sì, credo ci sia ben poco da festeggiare, voglio dire, specialmente in questo Appunto. momento, ma ormai è un po' di anni che il lavoro non è più un diritto in questo paese, non è più il fondamento della Repubblica, ma sembra che sia diventato un regalo che ci viene fatto, no? Ci Esatto. fanno la gentilezza magari di consentire a qualcuno di lavorare. Questo è uno dei grandi scandali che stiamo vivendo. Allora, senti, abbiamo circa una mezz'oretta con te, che ti ringraziamo. Facciamo così, ci parli un attimo di te, della tua storia dall'inizio, così per quei pochi che non ti conoscono sanno con chi parliamo. E poi dopo facciamo le domande più pungenti, dai, Marco. Allora, io come professione faccio l'avvocato, Sì. questo è il mio lavoro, il modo con cui mi guadagno da vivere. Ho avuto la brutta pensata, probabilmente, con il senno del poi, nel 2005 circa, quando avevo appena aperto il mio ufficio, di andare a studiarmi il funzionamento della moneta. Cioè, mi sono chiesto, in una di quelle giornate, no, appena aperto l'ufficio, che non sei ancora oberato, hai un po' di tempo libero, mi sono domandato quali fossero le regole che disciplinano l'emissione della moneta. Io davo per scontato, questo già ci arrivavo, ho capito dopo che non era proprio una cosa così scontata che la moneta si crea dal nulla, no? Quindi questo lo davo per assodato, perché Certo. non è che si scava nelle miniere, non si cerca su Marte, insomma, si crea, è una convenzione umana, uno Cioè, ti sei strumento che fatta non. la domanda più semplice del mondo. Esatto, Mamma, di però chi non se sono la i fanno soldi che hai in tutti, tasca? purtroppo, no? Non se la fanno tutti. No, è Facendomi appunto. questa domanda, l'ho affrontata da giurista. Ho preso i trattati europei pensando di avere le risposte. In effetti le risposte le ho avute, però sono state risposte che mi avevano già allora fatto profetizzare la crisi che sarebbe arrivata da lì a poco. Perché purtroppo ho subito appreso che nei trattati europei la moneta sì, si crea ovviamente dal nulla, ma è prerogativa della Banca Centrale. Organismo indipendente dalla politica, quindi che fa ciò che vuole e che soprattutto non può dare soldi agli stati. Al che effettivamente qualche problemino complessivo è emerso rapidamente. Da lì poi è iniziata la storia di approfondimenti, i primi contatti dopo che ho esternato certi miei ragionamenti sui social con personaggi anche più o meno noti dello scenario politico Citali, citali, italiano. citali, Marco. Ma guarda, il primo che mi chiamò sui temi della sovranità monetaria fu Magdi Allam. Infatti scrisse la prefazione del mio primo libro. Magdi ha fatto tutta la fase, diciamo, qualche anno fa, dove era spesso in prima linea, non tanto sui temi che vi sentite trattare più spesso oggi, magari il discorso Islam o altro, ma era in prima linea sul tema della sovranità. E quindi mi aveva contattato perché aveva visto certi discorsi che avevo fatto e mi aveva poi dato un po' di visibilità, sia sui suoi canali, sia su alcune testate giornalistiche. Da lì è stato un crescendo, nel senso che piano piano mi hanno contattato anche altre persone, da Rinaldi, con cui poi ho litigato, Barra Caracciolo, il presidente di sezione del Consiglio di Stato, Paolo Maddalena, insomma, sono nati tanti contatti che mi hanno portato poi a fare di questo hobby iniziale l'attività, poi quasi un'attività lavorativa, non Certo. retribuita, ma quasi lavorativa, perché in questi anni poi avrò fatto centinaia di conferenze in giro per l'Italia, alcune anche di livello, magari con certi partiti che prima spingevano su questi temi, per
penso al 5 Stelle, ancora nel 2016 li portò al Parlamento europeo a fare una conferenza sull'euro incubo, quindi insomma effettivamente in un palcoscenico di un certo tipo dove ebbi la possibilità di conoscere Nigel Farage. Ah. Quindi insomma questioni sicuramente belle e interessanti. Poi purtroppo questi partiti, come anche la Lega, che tante volte mi ha invitato a eventi simili, hanno abdicato completamente. Da lì la scelta mia è stata quella di provare la via politica in autonomia. Quindi Certo. prima ho fondato, insieme ad altri amici e alla senatrice Paola De Pin, Riscossa Italia. Sì. Riscossa Italia nella scorsa legislatura aveva due senatori, ma sicuramente non l'avrete mai sentito parlare, perché visibilità mediatica a chi è fuori dagli schemi non viene data. Zero. È il classico, cioè parte la censura che ben conoscete, perché chiaramente se no certi temi sono ovviamente dirompenti se portati nel mainstream. Il tentativo poi è fallito, diciamo, dopo l'amministrativa di Genova, nel senso che ho visto un po' di tendenza in troppi all'interno del gruppo che si era creato, che volevano magari la scorciatoia, no? Cercare di avvicinarsi alla Lega, piuttosto che, siccome era chiaro che la Lega era forse, soprattutto in quel momento, stava diventando il principale nemico della causa sovranista, perché avrebbe, come poi ha fatto, di lì a poco abbandonato la battaglia no euro. E per me era già chiaro, ma perché era chiaro? Non perché avessi la sfera magica, era chiaro perché avevo già parlato con Claudio Borghi, ad esempio, in varie occasioni, una in particolare quando tra l'altro mi fecero la proposta di diventare responsabile economico per la Liguria della Lega, mi fu detto sostanzialmente che le posizioni sovraniste erano in netta minoranza in Lega. Certo. Anche io dissi a Borghi: beh, allora cosa ci stai a fare lì? Tanto di sicuro non la cambi dall'interno. E la sua risposta fu purtroppo tranciante: ma io fuori da qui non sono nessuno. Ecco, con una risposta così capite che non c'erano prospettive di grande livello per quel partito. E Allora, infatti torniamo un avete attimo visto che il indietro, Basta Marco. Euro è stato pensionato. Allora, torniamo un attimo indietro. E sono famose le tue denunce che tanti cittadini comunque negli anni hanno fatto. Ci ricordi le più importanti? Ma guarda, le denunce sono state uno degli strumenti che hanno poi facilitato il mio contatto con varie persone che vi ho detto e che mi hanno portato ad avere poi la visibilità sufficiente comunque per fare conferenze, qualche comparsata televisiva, seppur su canali, diciamo, non di prima fascia, a parte Canale Italia che mi dà molto spazio, che comunque è nazionale. È vero. E queste sono state, diciamo, le attività. La denuncia partiva da un presupposto molto semplice e non è una cosa chiusa, perché si andrà avanti, si continuerà, perché non è che si è fatto una denuncia, si è messa lì e poi chi si è visto si è visto. Cioè, è una battaglia che continua nella speranza a un certo punto che si arrivi a un livello di consapevolezza tale che si possa veramente processare la classe dirigente che ha ceduto la nostra sovranità nazionale. Ne ho Esatto. fatte varie versioni, cercando poi di puntare più agli aspetti giuridici più che a quelli economici, che capisco che un magistrato possa far fatica a comprendere. Specialmente se magari non sa quello di cui parlavamo prima, no? Che la moneta si crea dal nulla. Se non si è fatto Certo. la domanda, accetta il mantra, non ci sono i soldi, neanche capisce di cosa stiamo È vero, parlando. purtroppo è vero. Invece, se rimani sul diritto, il discorso cambia. Tant'è vero che, ad esempio, sulla questione dell'accessione di sovranità come atto illecito, ho persino un GIP, quello di Cassino, che ha confermato il fatto che cedere sovranità è reato, benché poi lo abbia confermato incidentalmente in una denuncia per istigazione a delinquere fatta da noi a Laura Boldrini, in riferimento a un suo storico tweet, non mi ricordo adesso di che anno, Sì. in cui sostanzialmente diceva che bisogna vincere la resistenza a cedere sovranità nazionale. Me lo Quello ricordo. che, sì, che bisogna riuscire a far capire alle persone, perché è il codice penale che lo dice tra l'altro, è che la cessione di sovranità appunto è un delitto, perché è un atto ostile contro la personalità giuridica di uno Stato. Vero. Cioè lo Stato che perde sovranità, che perde quindi personalità giuridica, cessa di essere Stato. Certo. Cioè diventa, viene retrocesso a livello di E chi l'ha qualsiasi fatto soggetto comunque anche ha nome e privato. cognome, giusto? Cioè non stiamo parlando E di certo, persone perché che sono ovviamente morte. abbiamo una serie di governi che hanno ratificato trattati internazionali, da Maastricht in poi chiaramente, con i quali si è ceduta pacificamente una gran parte della sovranità nazionale. Cioè, ad esempio, nel TFUE, Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, a noi basta arrivare all'articolo 3 per aver chiuso la partita da questo punto di vista, perché abbiamo l'articolo 3 che elenca una serie di materie in cui l'Unione ha la competenza esclusiva, ovvero
ovviamente c'è anche la moneta, certamente, perché poi il fulcro è lì. Cosa vuol dire? Quando l'Unione ha competenza esclusiva è fatto divieto al Parlamento nazionale di legiferare in materia, ed è l'articolo 2. È chiaro che se io non posso più legiferare in una materia, ho ceduto un potere sovrano, quindi ho Certo. ceduto sovranità. Non l'ho semplicemente limitata, come prevede la Costituzione. Tra l'altro, a fini di pace e giustizia, in condizioni di reciprocità, mi riferisco all'articolo 11, perché limitare non è appunto cedere, e questo è stato riconosciuto anche in sede penale appunto dal GIP di Cassino. E dove sta la differenza? Beh, intanto in italiano sono già termini diversi, ma se voglio farvi un esempio per rendervelo più chiaro, Sì. limitare un mio potere non significa che quel potere è gestito da qualcun altro, quindi da un altro Stato o da un organismo sovranazionale. Io lo conservo, semplicemente decido di non utilizzarlo. L'esempio più calzante è la stipula, l'adesione a un trattato che, ad esempio, riduce le emissioni inquinanti. A quel punto io resto padrone della mia industria, ma decido a un certo punto di non eccedere nell'inquinamento perché gli effetti di questo mio esercizio di sovranità travalicano i confini nazionali e per ragione di pace e giustizia posso decidere di limitarmi. Ma Certo. decido sempre io se voglio costruire una fabbrica in un punto o nell'altro, quante farne, come farne, a Ti chi dare lavoro, a chi faccio non una dare domanda lavoro. ancora più semplice, no? Quello che tu dici è una cosa che noi dell'ambiente lo sappiamo, diciamo, no? Ma secondo te, come hanno fatto ad ingannare 60 milioni di italiani? Capite che quando tu consenti al potere economico di diventare così forte da superare la politica e la supera soprattutto attraverso l'acquisizione della grande rete mediatica, sia televisiva che cartacea, e a quel punto è difficile che le persone da sole riescano a capire. Perché ovviamente mica tutti hanno la possibilità di fare quello che ho fatto io. Cioè, prima di aver visto queste cose erano domande o temi su cui non mi ponevo nessun tipo di dubbio. Quindi per una persona capisci che non è avvezza a questo, è facile bersi le palle, scusate il termine, che si sentono in televisione tutti i Ma giorni. qualcuno avrà firmato questi trattati europei, no? Quello di Ma Maastricht, eccetera, eccetera. Quindi assolutamente sì, infatti nelle varie facciamo questi denunce ho nomi e messo nomi e cognomi. cognomi. Chi sono i colpevoli, i vari governi che hanno Guarda, firmato io la nostra condanna, Marco? li avevo citati tutti perché poi partiamo, abbiamo i vari D'Alema, abbiamo i vari Amato, abbiamo Prodi, ovviamente Draghi, anche perché anche chi era al controllo della BCE ha le sue responsabilità, quindi la lista è lunghissima, poi ci sono Dini, anche tutti i Dini. governi, Dini certamente, Berlusconi abbiamo cosa ha poi fatto, Berlusconi? Berlusconi assolutamente sì, ma anche perché tenete presente una cosa, il reato non è soltanto stipulare il trattato. È anche reato per il governo successivo alla stipula di un trattato Certo. mantenere le cessioni di sovranità in vigore, cioè non evitare, quindi omettere di agire in riferimento a un'azione che hai l'obbligo giuridico di fare, è comunque reato. Quindi qualsiasi governo, chiunque arriva al timone del paese e non recede dai trattati che costituiscono cessioni di sovranità, commette reato. Quindi non Certo. cambia, cioè sono tutti responsabili. Infatti l'elenco non è solo di chi fisicamente, no? Ci ricordiamo le varie firme dei vari personaggi, ha Monti, fatto eccetera, questi eccetera. atti, no? Certo. Beh, Monti, per esempio, ha il Fiscal Compact, chiaramente il MES, quindi anche lui ha firmato trattati che comportano cessioni di sovranità. Letta. Però il punto è che l'intera classe dirigente dal 92 in poi è responsabile in ogni caso o a titolo ovviamente attivo, nel senso che hanno Certo. compiuto gli atti di cessione, o a titolo omissivo per non essere tornati indietro quando avevano il dovere di farlo. Con loro Ti i faccio un'altra membri del domanda. Parlamento, chiaramente. Allora, Sgarbi ha detto l'altro giorno, ma non, cioè non l'altro giorno, già da tanti anni, che nessuno ha chiesto agli italiani se volessero l'euro. Ce l'hanno imposto due, tre persone. E la cosa grave è questa. Come mai nei trattati, così negli accordi fatti con i governi, noi italiani, a differenza magari degli inglesi, non abbiamo la possibilità di fare un referendum consultivo? Questa è una cosa gravissima che si può fare, però non ha valore. Perché nessuno ai tempi lo denunciò e questa notizia cioè non fu neanche detta da nessun mass media, nessun giornalista? Beh, la narrazione è sempre stata quella che l'Europa era bellissima, nessuno si è mai posto seri problemi. Poi
Ci sono stati dei dibattiti per la verità, perché poi se andiamo a vedere gli atti ufficiali del Parlamento, già nel 92, quindi poi prima dell'adesione, no, al Trattato di Maastricht, avevamo gli estremi dell'arco parlamentare, dai comunisti all'MSI, erano fortemente contrari e parlavano nelle sedute del Parlamento di cessioni di sovranità nazionale, quindi valutavano effettivamente che ci fosse un problema di legalità complessiva, però il tema non è entrato nel grande dibattito collettivo. Anche perché poi l'avvento successivo, soprattutto dell'euro, arriva in un momento dove la crisi dei primi anni 90 era superata. La superammo perché uscimmo dallo SME, dall'accordo di cambi fissi che era già fondamentalmente l'euro, perché nel momento che tu hai dei cambi fissi di fatto non hai più la sovranità monetaria. Si arrivava quindi dal divorzio, dall'ingresso dello SME, la grande crisi degli anni 90, l'uscita dallo SME con l'Italia che torna a volare. Successivamente, chiaramente, in queste condizioni ci ripresentano il progetto, no, di moneta unica e nuovamente ce lo beviamo perché in quel momento stiamo bene. Purtroppo c'è sempre stata poca attenzione, il dibattito non è mai decollato. Non è mai decollato e chiaramente sempre per il motivo che le grandi testate giornalistiche erano sotto determinati poteri. Come Abbiamo 5 Stelle che rivisto. hanno preso in giro gli italiani. Io mi ricordo di Battista e Grillo con i cartelli no euro, raccolta referendum. Hanno fatto quel giorno le carriole, se ti ricordi, a Montecitorio con tutti, non so quanti migliaia erano, 500.000, non lo so, per poi cestinarle, giusto, Marco? Assolutamente sì, assolutamente sì. Fermo restando che io già dopo Bruxelles avevo modo di parlare una decina di minuti con Di Maio a quattro occhi e già allora gli dissi che il referendum è un'autentica sciocchezza, cioè voi dovete prendere i voti per uscire e poi usciamo. Il referendum è la campagna elettorale, punto. Sì, Perché come la chiaramente Lega, cosa no? Salvini, succede? no euro, con le maglie no euro, e io mi ricordo perfettamente, gliel'ho detto nell'intervista con Sgarbi l'altro giorno, Rai 1, il primo giorno di insediamento del governo giallorosso, se ti ricordi, sia Di Maio che Salvini nel giro di 5 minuti si sono subito affrettati a dire ma noi non vogliamo uscire dall'euro. Però i voti Mi li hanno presi. ricordo per quanto tempo abbiamo sperato, no, tanti anni fa, quando si diceva, beh, ma un governo magari tra il 5 Stelle e la Lega potrebbe essere un governo che salva il paese perché finalmente usciamo, no? Ma lo possiamo Ricordo dire che ci allora hanno tradito? Hanno tradito i loro elettori o ampiamente, no? direi che insomma io credo che qualsiasi persona normodotata se ne è accorto Eh no, no, dell'inquinamento. no, ti assicuro Poi Marco che non ci è così, sono. eh. Ma sai, alcuni sono, non sono normodotati, sono tifosi. Chi si approccia alla politica come tifoso ha un bias, come si dice, no? Bias cognitivo che non gli consente in nessun modo di capire determinati concetti. Ha dei preconcetti stampati nella testa e quindi qualsiasi cosa accada, lui continua a ragionare nello stesso modo. Marco, hanno Mamma mia, perso ragazzi. consenso, però è sempre molto lento. Cioè la perdita del consenso, la consapevolezza di essere traditi arriva dopo anni. Invece bisognerebbe capirlo prima. Oh, Però lo sai torniamo al che discorso nel di sondaggio di prima, no? Pagnoncelli dell'altro giorno, ho 5 Stelle che erano ormai quasi morti, tutti davano per morti, sono al 19%. Sì, credo che sia un sondaggio ottimista, No, 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 sicuramente. Pagnoncelli lo sai che è serio. 19%. E il PD è salito del 4%. Ottimista penso che lo sia, però è evidente che se sei sempre in televisione, poi alla fine Esatto. qualcuno che ti dà il consenso lo trovi. Cioè, mi hai È tradito e io l'esposizione, ti no? ritorno a Sì, tra stare. l'altro non è che hanno tradito soltanto la questione euro, non c'è un punto del loro programma originario che non è stato ribaltato. Vabbè, li stiamo Cioè, aspettando al persino. varco per il MES, Sì, ma vabbè, diciamolo già per scontato, il MES eh? sarà utilizzato, ma Cambieranno non nome, c'è Marco, nessun secondo dubbio. te, eh? No, non è neanche bisogno di farlo, diranno che comunque sono cambiate le condizioni e si va avanti, ma si sapeva, insomma, i 5 Stelle e la Lega al momento che hanno fatto il governo famoso giallo-verde, nel programma avevano già gli Stati Uniti d'Europa, non avevano mica l'uscita e il riscatto della sovranità Il nazionale, governo si del parlava di cambiamento creare, doveva essere, Marco. esatto, si parlava di creare la Sì, cittadinanza europea. Ragazzi, se è c'è una vero. cittadinanza europea c'è anche uno Stato europeo, quindi Mamma mia. insomma, di potenziare le capacità decisorie e l'incisività del Parlamento europeo. Cioè, ovvio, oggi il Parlamento europeo non ha iniziativa legislativa, ma se sei sovranista l'ultima cosa che vuoi è potenziare le istituzioni europee, casomai le vuoi smantellare. Quindi Certo. insomma, è stata una grandissima presa per i fondelli. Anche perché c'è tutta la lotta dei 5 Stelle iniziali contro il signoraggio bancario, abbandonata anche quella, la sovranità monetaria, eccetera, eccetera. Senti, arriviamo a Non oggi, Marco, dimentichiamo se anche gli no io spettacoli con di te ci Grillo. starei tutta la sera.
Allora, tu oggi hai abbracciato le idee del giovane Diego Fusaro, che è fondatore, ideatore del partito politico Vox Italia, giusto? Nato qualche mese Esatto. fa. E, allora, partiamo da questo, perché hai fatto questa scelta? E poi, io qualche giorno fa, perché ti seguo da Facebook da tanti anni, ho letto un bellissimo post, ho detto guardalo qua che è arrivato Marco, no? Chi hai scritto, proprio senza peli sulla lingua, come ti si contraddistingue, almeno questo non te lo può dire nessuno. Tu hai invitato chiaramente il popolo a scendere per strada, a darsi da fare per andare a Roma, giusto? Ma lo faremo, lo organizzeremo noi. Ci metteremo a farlo assolutamente perché è indispensabile. La democrazia è completamente saltata. Abbiamo a questo punto un governo che dietro un'emergenza sanitaria toglie anche e sospende la Costituzione togliendo diritti fondamentali. Se in questo momento rimaniamo inerti, io penso che i nostri figli un domani ci chiederanno cosa stavamo facendo mentre nel paese la democrazia subiva il colpo di grazia. Quindi manifestare è un diritto costituzionale, è ancora riconosciuto. Certo. Vedremo in che forme e come, non ci faremo sicuramente dire di no, non esiste. Certo. Casomai valuteremo le misure di precauzione per la salute pubblica nel caso, ma si possono scordare che noi moriremo seduti sul divano. Ovviamente lanceremo, questo faremo nei prossimi giorni, anche una sfida alla popolazione, perché è evidente che se andiamo in piazza in mille facciamo soltanto una brutta figura e rischiamo anche qualche sanzione senza nessun tipo di motivo. Quindi è necessario che la mobilitazione sia numericamente devastante. Dobbiamo arrivare a portare in strada milioni di persone. Questo è quello che dobbiamo arrivare a fare. Che è A quel l'obiettivo di punto, tutti. finalmente il sistema tremerà. I rapporti di forza, dovete ricordarvi sempre, che sono alla base dell'equilibrio, ma in generale vale per l'equilibrio geopolitico, per l'equilibrio di uno Stato. I rapporti di forza sono alla base. Gli stessi diritti dei lavoratori esistono perché i rapporti di forza si sono scontrati negli anni direttamente nel mondo reale, non perché si protestava dai social networks o stando sui divani. Ci sono stati morti, tanti morti per la libertà. Ecco, questo è il momento in cui il popolo deve tornare nuovamente a dimostrare il rapporto di forza che è assolutamente a nostro vantaggio. Cioè noi siamo il 99%, quelli sono lo 0,1. Quindi alla fine non è possibile che continuino a fare quello che Va vogliono a bene, discapito del popolo. allora Per aspettiamo cui che ci è dite qualche cosa anche indispensabile. voi, va bene? Assolutamente, assolutamente, Allora, assolutamente. la Poi domanda speriamo finisce. Sì, che la scusa. Certo, gente partecipi, perché da soli ovviamente non andiamo da nessuna parte, eh. ma anche perché queste settimane, questi giorni non è pensabile, perché non puoi domandare alle persone di scendere a Roma se non ci possiamo manco muovere dai comuni, dalla Adesso regione. siamo agli sgoccioli da questo punto di vista, quindi a breve si potrà fare. In questo Speriamo. momento si potrebbe già fare nei singoli comuni, volendo, ma Sì, è quello molto sì. più Oggi efficace portare una marea di persone, a mio avviso, si a sono Roma. mossi a Trieste e a Palermo, hai visto? Non so se hai Sì, saputo. ho visto, ho condiviso anche alcuni interventi sui social di chi porta avanti queste forme di protesta, le Lunedì mi condivido pare a nella tua prescindere. Genova, Marco, nella tua Genova. Sì, speriamo che ci sia movimento, Ci io poi sono sono a pure io, Ravallo, Marco, ti vengo a fortunatamente. trovare. Bene, no, è importante, insomma, Lo la so, lo gente deve tornare a so. farsi sentire, Ci siamo, diventa dai. se no veramente una situazione sempre Certo. più drammatica, non si può rimanere in silenzio di fronte a questo, anche perché ragazzi, cioè ora, al di là di come la vogliamo pensare sul lockdown, io ho le mie idee, a me sembra completamente sproporzionato quello che è stato fatto rispetto alla forza e alla gravità di questo virus, che non è assolutamente quella che magari inizialmente qualcuno poteva aspettarsi. Non è Ebola, non gli somiglia, ma al di là di questo aspetto, su cui magari possiamo anche Sì. sorvolare, al lockdown doveva seguire, ma seguire nel senso di 5 minuti al massimo, se non doveva essere addirittura contestuale, un provvedimento economico che accreditava soldi nei conti correnti dei cittadini. Certo. Immediatamente. Il lockdown senza soldi è soltanto un atto criminale. Non me ne frega un piffero se c'è la salute dietro. È comunque un atto criminale. Io non posso chiudere le attività, dire alla gente che non può lavorare e non gli do un euro. È Certo. insensato, è Aspetta che insensato. rispondo anche a delle domande che ti stanno facendo. Allora, rispondo ad Alex. Guarda che Alex, che il 4 maggio non è che si può andare in giro per le regioni. Forse non avete capito. Dal 4 maggio, per esempio, noi qui nella Liguria ci hanno già liberato qualche cosa di più, ma il 4 maggio si può muovere solo all'interno della regione e sempre con l'autocertificazione e sempre per motivi di salute, di lavoro o per ricongiungimento. Quindi non diciamo cavolate, ok? Non si può andare a Roma finché
non sappiamo che ci si può muovere nelle regioni, perché nessuno di noi, neanche te Marco, immagino, chiama le persone a Roma per farle multare, per farle avere delle denunce penali. Questo non è Esatto, il momento non di lo mandare la posso. gente in piazza così senza Esatto. garanzie, giusto Marco? Esatto, non lo posso fare soprattutto perché 500 euro poi a persone che non stanno neanche lavorando in questo momento rende la Appunto, app situazione no, no, ma era per veramente far tacere coloro peggiorativa. che vogliono andare adesso a Roma. Non ha nessun senso. Io, esatto, anche perché non è che possono rimanere così in eterno, no? Quindi si tratta di aspettare poco. Poi Esatto. dopo bisogna mostrare i rapporti di forza, però ripeto, farlo con intelligenza perché non posso mandare le persone allo sbaraglio, non posso farle multare, non posso farle denunciare. Condivido. Casomai le denunce possiamo prendercele noi in prima persona, ma vogliamo un'adesione massiccia. Allora Certo. possiamo discutere sul fatto che la manifestazione possa essere fatta anche senza autorizzazione. Sono 6 mesi di condanna, non è Sì, che sì, sì. conti molto, è poco più di una tirata Senti, la d'orecchie, Gisella ci però. chiede perché Zagrebeschi dice che la Costituzione non è stata violata. Che cosa gli rispondiamo? Bisognerebbe chiederlo a lui il perché ha tirato fuori questo. Insomma, che sia violata è pacifico. Lo potrebbe dire uno studente al primo anno di giurisprudenza. Siccome Zagrebelsky, di diritto costituzionale ne sa parecchio, e anzi, in passato l'ho riportato anche nei miei libri, ha fatto splendidi interventi anche sull'importanza della sovranità monetaria. Mi dispiace che ora, per paura o per strizzare l'occhio magari al Movimento 5 Stelle o al PD, con cui magari ha qualche rapporto in più rispetto ad altri, se ne venga fuori dicendo che i diritti costituzionali fondamentali possono essere limitati a colpi di atti amministrativi, limitati barra soppressi. Ti ringrazio In per la realtà, risposta. no, Ancora un soltanto paio sulla di libertà di risposte. circolazione c'è la riserva di legge assoluta. Certo. Allora, senti, non mi hai risposto perché hai abbracciato il Ecco, Vox. progetto di Diego Fusaro e cosa avete in mente di fare? Con Diego, vabbè, c'è un'amicizia che va avanti da un po' di anni, insomma, ci seguiamo reciprocamente e siamo sempre d'accordo sui contenuti. Dopo le ultime esperienze, cioè i tradimenti intanto di Lega 5 Stelle, il fallimento del tentativo di ottenere visibilità con un partito mio, io mi ero candidato con i ragazzi di Casa Pound perché si erano presentati alle ultime due elezioni con programmi eccezionali. Sì, è Cioè, paradossalmente, chi si dichiarava fascista aveva un programma di piena difesa della Costituzione. vero. Quindi li ho abbracciati come sempre, a prescindere Che poi dall'ideologia, anche io ho Rizzo dei sempre. comunisti dice la stessa cosa, fassina pura. Assolutamente. Solo che Rizzo, perché se no, io avevo anche l'ipotesi dei due estremi, cioè o estrema sinistra o estrema destra. Vero. Rizzo, quello che non mi piaceva è il fatto che comunque poi continuano a invocare tendere verso la dittatura del proletariato. La dittatura del proletariato resta abbastanza fuori dalla Costituzione repubblicana, quindi è qualcosa che facevo più fatica ad accogliere Certo. perché dell'ideologia me ne frego, ma il contenuto del programma deve essere quello giusto. Senti, In Casa big più Pound era una. indicato chiaro di attuare il modello economico costituzionale. Allora, Poi grazie alla risposta. ovviamente non mi è sembrato vero, una volta che sono partiti Fusaro e gli altri amici, di poter fare la stessa battaglia di difesa della Costituzione con un partito che non è attaccabile ideologicamente. Perché io ai ragazzi di Casa Pound gli avevo detto e ne abbiamo parlato, insomma, Sì. io capisco e rispetto tutte le ideologie, ci mancherebbe altro, ma è chiaro che è già difficile parlare di questi temi. Se ci metti anche il peso di un'ideologia che è criminalizzata costantemente dalle TV mainstream, diventa veramente una partita in salita, cioè come fare la Ombre, maratona con i ombre e 200 luci, fili Marco, attaccati. ombre e luci, dai. Senti, Esatto, Big esatto. Pula ti sta chiedendo cosa succede il 5 maggio nella Corte Suprema tedesca? Allora, questa è interessante perché fondamentalmente andranno a valutare la legittimità delle scelte portate avanti in questi anni dalla Banca Centrale a sostegno dei titoli di Stato. Sì. Praticamente, secondo loro, potrebbe esserci una sentenza che nega la legittimità di quanto è stato fatto in questi anni da parte della Banca Centrale e quindi di fatto potrebbe determinare un problema per la permanenza della Germania all'interno dell'Eurozona. Magari, io dico magari perché se scoppiasse qualche problema che mina l'Europa nelle sue fondamenta potrebbe essere qualcosa di utile. Non credo che accadrà perché anche in Germania. Comunque sia, tutti i vari poteri dello Stato sono abbondantemente sotto Ma controllo. quindi è per E lo quello stesso che i grandi governo. potenti europei si incontrano il 6 maggio, aspettano la sentenza del 5. Sì, però temo che sia difficile e È una improbabile battuta, quantomeno Marco, è che una possa dare battuta. uno scrollone. No, lo spero, però che possa arrivare uno scrollone. Penso che siano sotto Va controllo, un bene, po' come fanno da noi, no? va bene. Va Dove si bene, cerca di avere il controllo politico anche della Corte Costituzionale. dai. Sì. Sulla nomina, infatti, dei giudici si è fatta una delle più grandi battaglie nella scorsa legislatura, quando entrarono dei magistrati favorevoli al pareggio in bilancio,
grazie all'accordo, guarda caso, M5S, Movimento 5 Stelle, PD, e poterono entrare appunto magistrati che hanno alterato l'equilibrio in Corte Costituzionale e quindi persone di ideologia liberista fondamentalmente. Senti, un'altra domanda, poi ci avviamo alla conclusione. Allora, la Cristina ti chiede: se ti fanno un verbale, lo devi firmare o puoi rifiutarti? È irrilevante firmarlo o meno perché la Cassazione dice che anche se non firmi, comunque il verbale si considera come notificato, per cui non cambia assolutamente niente. Firmarlo o non firmarlo non ha effetti giuridici. In ogni caso, il verbale va impugnato nei 30 giorni con ricorso a memoria difensiva alla prefettura e poi l'impugnazione successiva è contro l'ordinanza ingiunzione eventualmente della prefettura davanti al giudice di pace. Quindi non cambia assolutamente nulla. È altrettanto irrilevante quello che dichiarate sul verbale, di nuovo non cambia niente perché tutte le difese le potete fare comunque sia a giudizio. Tra l'altro sono giudizi dove potete difendervi anche da soli, senza il patrocinio dell'avvocato. Non a caso nei giorni scorsi avevo messo a disposizione sul mio sito quattro facsimile di potenziali casi di erronee applicazioni di DPCM, quelli più frequenti, della passeggiata, la corsa piuttosto che la bicicletta, per consentire ai cittadini di scaricarseli e potersi difendere senza costi, in modo da dare un po' di battaglia su questi Ottimo, provvedimenti. ottimo, ottimo. Allora, senti, prima cosa, quando senti Diego, digli che l'aspetta Radio Tender, va bene? Va bene, va bene, va bene. Perché lui non se lo ricorda, ma quando era nel 2012 o 13, lui non lo conosceva nessuno, chiese a noi, pagine Facebook, quelle grosse da 200-300 mila iscritti, di pubblicare le sue prime cose. E noi fummo quelli che l'abbiamo fatto, capisci Marco? Quindi secondo me è giusto che Diego venga a Radio Tender a raccontarci la sua storia, perché è interessantissima. Me lo prometti? Mancherò, non mancherò. Tanto devo sentirlo giusto domani per mandargli un po' di audio, che intanto pubblichiamo sulla sua pagina stralci di diritto costituzionale, E insomma, digli quindi. di cambiare parrucchiere. Dai, sto scherzando, dai che con te si può fare. Senti, quanti circoli siete adesso in tutta Italia? Cosa volete fare nei vostri prossimi passi? Ho perso il conto, quindi sono parecchi, stiamo aprendo un po' in tutta Italia e i prossimi passi sono gareggiare a tutte le competizioni elettorali, quindi Certo. comunali, regionali e ovviamente le politiche. Per farlo abbiamo bisogno di una cosetta, i militanti, perché purtroppo fare politica non è che basta semplicemente avere due o tre frontman e la politica è fatta. La politica, la differenza la fanno le persone, la gente che ci dà una mano concreta nel mondo reale, che fa Certo. passaparola, che fa eventi, che si fa i banchetti, che ci aiuta nella raccolta firme, altrimenti purtroppo è il solito discorso, da soli non possiamo andare da nessuna parte. Per cui ovviamente il mio appello è sempre quello di iscrivervi e militare soprattutto. Certo. Iscrivendovi già ci aiutate, condividendo i contenuti già ci Anche aiutate, perché siete però uno è dei il pochi militante partiti che fa la italiani che differenza. voi siete per uscire dall'Europa senza se, senza ma, mi Beh, se no non pare. potrei esserci io, visto che su questo punto sai bene che non No, accetto no, ricordalo a soluzioni di chi ci ascolta, a chi compromesso. ci guarderà questa intervista, perché magari molti non conoscono Vox Italia. Voi siete proprio uno dei pochi partiti italiani, con altri, che nel primo punto è uscita dall'Europa subito. Uscita dall'euro, dall'UE, ma anche dalla NATO, sì. È radicale la Anche dalla posizione. NATO. È assolutamente radicale, attuazione del modello costituzionale e soprattutto della parte economica, chiaramente di stampo socialista e keynesiano, quindi riportando l'economia sotto la volontà popolare, sotto al diritto, al ruolo che le spetta, impedendo ovviamente gli eccessivi accentramenti di ricchezza perché sono quelli che poi diventano un potere politico. E quando dico questo non parlo dell'industriale magari che ha i milioni, non è quello il grande potere economico, quello è un poveraccio rispetto ai grandi poteri economici. Io parlo dei miliardi. Chi ha miliardi diventa un potere politico. Sono troppi soldi per una persona, non dal punto di vista dell'efficienza del potere economico, ma direttamente dal punto di vista dell'influenza che riesce a avere sui parlamenti. È questa la grande realtà che è dimenticata, che invece è scolpita nella nostra Costituzione, dove i padri costituenti ci ricordavano perché bisogna evitare i grandi accentramenti di ricchezza. E stiamo parlando, ripeto, non deve sentirsi minacciato nessuno, nemmeno chi ha tre Ferrari in garage, perché stiamo parlando di gruppi che riguardano lo 0, della popolazione mondiale. Sono quelli il cancro del pianeta, sono quelli che vanno debellati, scorporati, spacchettati,
possono rimanere anche ricchi eventualmente se non hanno commesso dei reati, mi sta anche bene, ma devono smettere di avere un patrimonio tale da mettere i parlamenti di fronte al fatto compiuto e alle loro Esatto, scelte. Cioè i esatto. Bill Gates che fanno politica non devono esistere, al di là della meritocrazia, al di là di altro, Dai, i che adesso Soros non Trump devono lo vuole esistere. arrestare, dai. Magari. Senti, No, non lo una so perché domanda si è fatto strana ti reati, fa. però di sicuro non va bene. Cioè che alla fine un miliardario possa influenzare i parlamenti su scelte di politica sanitaria, anche lo facesse in buona fede, è comunque un problema, perché non spetta a lui, non deve decidere lui, questo è. E ti stavo facendo una domanda, mi è passata di mente. Niente, allora ascolta una cosa e ricorda a tutti chi ci ascoltano di chiedere amicizia su Facebook a Marco perché lui risponde a tutti, è disponibile e di sicuro non è di quelli che non rispondono. Di cercare i suoi Questo ti libri che devo sono in. interrompere, non è del tutto vero, ma più che altro è un fatto numerico. Se ti arrivano 100 mail, centinaia di messaggi, o paghi un collaboratore che lo faccia per te o è No, però impossibile. rispondi Cioè su non Facebook, avresti il tempo. rispondi, sei attivo, ci No, sei. quando posso sì, È è quello che che magari non dico. riesco a leggere tutto, quindi sai, Vabbè. tante cose possono passare in cavalleria, quindi è proprio Comunque sei impossibile uno di noi, sei uno materialmente, no? del popolo, Marco, questo lo possiamo No, ma dire. quello, cioè, ci mancherebbe, la disponibilità c'è, il problema è davvero fare i conti con la difficoltà di trovare tempo per poter sempre Immagino, rispondere. Io magari immagino. rispondo se leggo qualcosa in pubblico con più Certo. facilità, chiaramente, in modo che ci sia, insomma, E chiedetegli i suoi un'interazione. libri, andateveli a comprare perché sono libri importanti dove si scoprono cose che noi magari non lo sappiamo perché i social sono limitatissimi. Allora, Marco, le ultime battute. Lancia un messaggio a tutti coloro che ci ascoltano e che ci ascolteranno. Vai. Guardate, il messaggio più importante è che dobbiamo assolutamente tornare a essere una nazione sovrana. Poi come vogliamo usare la sovranità lo ragioneremo dopo, potremo dividerci 1200 modi. Ecco, è ritornata la connessione, scusami. Era andata via la voce? No, 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 vai, No, vai, vai. dicevo, quello che è fondamentale è la precondizione per tutto, poi dopo potremo litigare quanto vogliamo, ma su questo Certo. dobbiamo essere tutti uniti e riscattare la piena sovranità nazionale, in modo che il popolo sia padrone del suo destino. Ha anche la facoltà di sbagliare, ma nessuno deve pensare di commissariarlo. Quindi riprendere la sovranità significa, in primo luogo, ovviamente riavere la sovranità monetaria, altrimenti lo Stato neppure esiste, non c'è Stato e i Esatto. privati potranno sempre ricattarci, come vedete in questo periodo. Quindi la precondizione deve essere questa. Il resto poi, chiaramente, a nostro avviso, ovviamente l'attuazione del modello economico costituzionale che è misto e quindi il superamento chiaramente dell'ideologia liberista che tanto male ha fatto al mondo intero. Esatto. Allora, Marco, noi ti ringraziamo veramente di cuore, ci risentiamo magari fra qualche settimana. Da Radio Tender e da tutti i nostri amici, grazie per essere stato qua con noi. Grazie a voi di Viva tutto. l'Italia! Buona serata, sempre. Viva Ciao l'Italia, viva la Marco, Repubblica. un Buona abbraccio. serata. Ciao, grazie. Va bene, ragazzi, io penso che sia stata una bellissima puntata e Marco ha risposto molto bene e non è un periodo facile perché qua ognuno nel web dice la sua. Marco lo conosciamo da tanti anni, ha sempre mantenuto questa linea, non si è fatto comprare, non si è mai venduto e adesso è dentro questo progetto di Vox Italia che pare che sia una giusta strada. Noi facciamo come facciamo sempre, lanciamo questo appello di unirsi tutti i movimenti come Vox, tutti questi movimenti, ce ne sono tantissimi, perché l'unione fa la forza. Così come per la politica, così anche per la data di Roma, che quando sarà ora bisognerà, come ha detto lui, non essere in mille, ma in milioni. E ce la possiamo fare se tra tutti quanti insieme possiamo andare d'accordo. La puntata di domani sera con Pappalardo delle 9 è rimandata, adesso vediamo se domenica o martedì. Domani sera abbiamo una sorpresa. Torna a Radio Tender Lorenzo Pupeschi, il nostro carissimo amico che chi se lo ricorda dei nostri amici lo sa che è un grande, che fu quello col cartello in mano, no MES, no trattati europei, sotto la finestra del governo Letta nel 2014, quando ci portarono via di peso, e torna con noi perché domani sera affrontiamo il tema della scarcerazione di questi boss mafiosi, perché ci sono state delle novità, ci sono delle cose vere e ci sono delle cose false dette su questo
tema. Ed è importante perché lui le sa. Oggi, proprio oggi, si è dimesso il capo dei penitenziari di tutta Italia proprio per questa questione, perché comunque qualche testa dovevano tagliarla. Ma secondo me, secondo noi, la responsabilità principale è del capo dello Stato, dato che lui non solo è capo dello Stato, ma è anche capo della magistratura, del CSM. Quindi per quello che io e altri ci siamo chiesti, perché Mattarella tace su questo punto? Bene, domani sera affronteremo questo tema. Quindi, che è un tema delicatissimo, ma importante. Vi aspetto domani sera tutti quanti. Grazie di essere stati qua. Buona serata e viva l'Italia!